Prego, mister, una vittoria importante per ripartire dopo il pareggio esterno col San Tommaso, arrivata grazie a un gol del nuovo acquisto Roberto Floriano. Siamo contenti per lui perché ha fatto un'ottima partita, ci ha fatto una grossa mano, la squadra si è messa in posizione, il modulo diverso ha funzionato e comunque i ragazzi si sono applicati, quindi siamo contenti. Quanto è importante aver vinto soprattutto in virtù del pareggio del Savoia? Soprattutto abbiamo vinto noi e questo ci serviva a livello di morale, a livello di classifica, a livello di tutto. Poi il pareggio del Savoia si è venuto e noi fa un ulteriore piacere. Ripeto, io dal primo giorno dico che sarà un campionato duro fino alla fine, quindi ben venga il risultato di oggi, però ecco, ce n'è ancora partite molto importanti e difficili. Rosario, scusami, la sensazione è stata che con questo modulo, per quanto ancora i giocatori devono adattarsi, perché sono giocatori un po' fuori ruolo, si devono adattare a un certo tipo di ruolo, però che siete più corti tra i reparti e che fate circolare meglio la palla. Potrebbe essere una chiave di volta questo nuovo modulo? Sì, assolutamente sì, anche se forse se vogliamo trovare qualcosa dobbiamo essere più bravi, iniziare l'azione da un lato per andarla a finire dall'altro lato. Quinto. Ecco, e quindi quello l'abbiamo fatto poco, siamo rimasti sempre nello stesso lato. Siamo stati bravi a essere corti, l'unica cosa giocando con due centrocampisti, quando ci allungavamo leggermente abbiamo preso qualche ripartenza, dobbiamo leggermente migliorare in quello, ma lo sapevo che comunque dovevamo concedere qualcosa in mezzo al campo perché noi eravamo in due e loro erano in tre, quindi cercavo di stringere qualche volta Langella e qualche volta Martinelli, qualche volta ci siamo riusciti, però io dico che loro non mi ricordo grandi tiri in porta, quindi credo che abbiamo fatto bene ragazzi, ecco, sicuramente. Invece che valutazione fa Rosario del fatto che dopo il vantaggio però si sono buttati in avanti coraggiosamente, però che hanno messo? No, siamo stati noi soprattutto, non loro, è l'atteggiamento nostro. Se dovessi trovare ecco, una pecca direi anche questo, perché ci è successo anche a San Tommaso che comunque nella partita siamo cominciati ad andare indietro, comunque gli abbiamo lasciato il possesso palla. Noi invece dobbiamo continuare a giocare, però non si può neanche pressare per tutta la partita, anche perché credo che loro siano una squadra diversissima dall'andata, bella compatta, allenata bene fisicamente, quindi prendono pochi gol, quindi c'era da fare la prestazione, sono contento sia della prestazione che del risultato. Che Corsini invece ti volevo chiedere, visto che insomma... Sono contento, è entrato, no, devo essere sincero, credevo che avesse meno un minutaggio, invece ha retto fino alla fine, mentre Floriano poi io facevo finta di non sentirlo, però mi chiedeva la sostituzione già da un quarto d'ora dalla fine, ha retto anche lui, che sono contento di questo. Ricciardo come sta? Domani fa la risonanza e vi sapranno dire più cose. Martedì? No, era stanco. Penso che voleva prendersi gli applausi meritati perché... sono stato io a tenerlo leggermente in più. Mister, l'ultima è Floriano il rigorista del Palermo. Oggi era Floriano il rigorista del Palermo, era primo Floriano e secondo Felice. Mister, invece Langella sembra entrato in forma anche nelle rotazioni, oggi ha fatto anche bene come esterno di centrocampo. Credo che sia stato uno dei migliori in campo, sia come qualità, quantità, come intensità. Mi è piaciuto, ma hanno fatto bene tutti. Ripeto, pian pianino dobbiamo cercare, ci sarà bisogno di tutti, oggi è un passaggio, un passo in avanti, ma ripeto, mi conoscete, non brindo mai e soprattutto sto per divertirmi, perché so cosa significa poi una partita dopo l'altra. Grazie, arrivederci. Felice della posizione, non so se doveva fare anche. No, ma comunque Felici doveva fare 10 metri in meno, ma ha fatto sempre il terzo d'attacco, quindi non è cambiato nulla, solo che doveva fare più diagonali, però lui è giovane e i giovani ne devono fare di diagonali per crescere, quindi mi fa pure bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci.
crossa dalla destra, lancia la palla in aria e qualcuno segnerà. I colori rosa e nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare. Un sol battito dei cuori per un cuore rosa e nero, dalle curve sale forte un sol grido, Serie A!